Io sono Alessandro Masella, sono nato a Taranto e vivo a Palagiano. Dal 2011 ho intrapreso questa strada, diciamo, nel mondo dello spettacolo, trasferendomi a Roma, dove ho iniziato il percorso di recitazione, quindi ho frequentato accademie e corsi privati, principalmente come attore. Dopodiché ho scoperto di essere appassionato anche dall'altro lato della camera, così ho iniziato anche a intraprendere il corso, la strada di regista. Mi chiamo Pietro Cinieri e sono nato a Garbagnate Milanese. Vivo ormai in Puglia da più di 15 anni. Nulla, nasco come musicista, ho suonato più di 8 anni in giro per l'Italia e poi è arrivata anche diciamo, di pari passo c'è sempre stata la passione per il cinema e poi ho cominciato a sviluppare un po' dei progetti miei, iniziando prima come fotografo e poi cominciando a lavorare sui set con altri registi e amici della zona, come fotografo di backstage o comunque come assistente alla regia, fino ad arrivare al campo registico vero e proprio. Mi occupo di arti marziali praticamente da 40 anni, attrito agonista da sempre, 4 volte campione italiano, 6 volte vicecampione d'Italia. Abbiamo una società sportiva fra le più rinomate a livello nazionale e internazionale, con campioni a livello internazionale e mondiale. E cos'altro? Mi occupo anche di sicurezza, di Vinciun, grazie all'Accademia EVTO Italia, che fa capo al maestro Filippo Cucciuffo, che ha sede a Livorno, dove io studio da 21 anni, e niente, dove io pratico questo sistema marziale che si chiama Vinciun. È un sistema molto particolare, molto esclusivo, molto originale nella sua concezione, e grazie a questo ha favorito l'incontro fra me e Pietro e poi fra me e Alessandro Masella. Il mio primo cortometraggio action che si intitola Until It Burns. Allora, Chris è un personaggio molto misterioso, un po' apparentemente silenzioso e calmo, ma che è meglio non istigare, diciamo. Questo è stato scaturito, diciamo, da un omicidio avvenuto in passato nei riguardi della moglie. Lui adesso cerca la sua vendetta. Sono felicissimo di questa esperienza, un'esperienza che mi ha messo alla dura prova non solo fisicamente, perché abbiamo girato per una settimana intensissima, di riprese. Molte volte abbiamo iniziato alle 5 di mattina, abbiamo finito alle 3 di notte, senza sosta, senza pausa, neanche mangiare, perché i tempi erano stretti, perché bisognava realizzare questo prodotto non solo in tempi brevi, ma soprattutto che fosse di qualità. Sequenze tipo da 7 minuti, tutte di seguito, cioè abbiamo iniziato il corto e giocava molto sui piani sequenza. L'organizzazione era ottima, il location erano straordinarie, quindi eravamo non pronti, prontissimi, ma abbiamo riscontrato, come sempre, delle difficoltà, più che altro con le condizioni climatiche, ci hanno messo a dura prova, diciamo, anche perché già i tempi erano stretti, dovevamo aspettare che uscisse il sole, a volte dovevamo aspettare che uscisse la pioggia, quindi ci ha dato non pochi problemi il clima, ma alla fine siamo riusciti a gestire tutto e a terminare il progetto. A loro ovviamente interessava l'aspetto cinematografico, mi interessava anche l'aspetto professionale, perché spesso anche io quando guardo un film action, sì, certamente la trama, le scene, però ovviamente io vorrei cogliere quel qui di azione che mi dice: accidenti, qui ci sono delle tecniche non improvvisate. L'attrice co-protagonista di questo cortometraggio, Valentina Piccolo, mi ha seguito nella mia pazzia. Veramente con grande impegno, grande attitudine, grande focus mentale, veramente inusuale. Abbiamo girato per esempio sul Ponte Romano, che è così tanto, come dire, dimenticato dai turisti, dai percorsi turistici classici, invece di una bellezza veramente disarmante. Tra Cernione e Canosa abbiamo girato in un'autorimessa, abbiamo girato in un'officina meccanica, veramente in pub. Tutte riprese, diverse l'una dall'altra, con contenuti tecnici diversi, anche impegnando anche maestri di arti marziali diverse, il risultato veramente adrenalinico. Era bellissimo vedere Pietro appena scendeva, no? Mi portavo lì e gli occhi cominciavano a luccicare così. Ho trovato questi ragazzi straordinari, professionali, professionisti, e con un'attitudine al lavoro, all'impegno veramente fuori dal comune. Questo corto sarà destinato principalmente ai festival italiani e intercontinentali, insomma. Una volta che il progetto sarà pronto, si farà un'anteprima nazionale nella città d'origine di questo.